La 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 la. Allora, chi di voi ha riconosciuto queste poche semplicissime note merita tutta la mia stima. Mentre siamo freschi di rumors sul fatto che ci sarebbe un nuovo revival di Una mamma per amica, vai Amy Sherman Paladino, conquista il mondo insieme a Shonda Rhimes, ho pensato dunque a una classifica di 12 errori. Alcuni però sono solamente delle incongruenze di trama, non propriamente degli errori, che però un osservatore attento può effettivamente cogliere guardando Una mamma per amica. Come primo errore parliamo di Kirk. La prima volta che vediamo l'attore che successivamente interpreterà Kirk effettivamente non è Kirk, ma è un tecnico che sta per installare l'ADSL nella casa delle Gilmore. Successivamente, invece, quando effettivamente si presenta come Kirk, come responsabile, lavora con Taylor al Dozy Market e parla con Patty, diciamo c'è il loro primo incontro. Poi, nel corso delle stagioni, invece, Patty, ad esempio, dice: "Ah, sì, quando Kirk era piccolo era un allievo di danza meraviglioso, tutti conoscono Kirk praticamente quando è nato", quando in realtà l'attore che interpreta Kirk, quando si presenta come Kirk, sembra che sia appena arrivato in città. Un secondo errore riguarda la bisnonna di Rory, perché sempre nei primi episodi della prima stagione, mi sembra nel terzo, si fa riferimento a questo personaggio, appunto Lorelai prima chiamata Trix, come se fosse morta, cioè non si percepisce il fatto che sia viva, almeno questa è una cosa che percepisco io e hanno percepito tantissimi fan in tutto il mondo, quindi diciamo che se poi me la presenti come morta e poi dici: "Ah sì, la nonna sta venendo a trovarci", fermi tutti. Terzo errore riguarda un altro personaggio, Dean. All'inizio della prima stagione, Dean ci viene presentato come il nuovo ragazzo della scuola arrivato da Chicago, la città ventosa, ma quando poi Dean parlerà con Jess, si presenta come: "Io sono nato qui, questa è la mia città, questo è il mio territorio, ci ho fatto la pipì prima io". Non so sinceramente se sia un errore di traduzione, non lo so, però questa è una cosa che mi è sempre mandato fuori di testa. Quarto errore riguarda Luke. Luke, sai nuotare o non sai nuotare? Perché Lorelai dice che ti ha visto nuotare al lago, quando poi invece nella settima stagione, cioè tu vai a fare un corso per imparare a nuotare perché non sai nuotare. Quinto e sesto errore, voglio parlarvi di due attrici che all'interno della serie hanno interpretato due personaggi, ma hanno la stessa faccia. Il quinto errore riguarda appunto l'attrice Cheryl Fenn, che interpreta Sasha, quindi la matrigna di Jess, la nuova compagna del padre di Jess Mariano, che vediamo nell'episodio in cui Jess va alla ricerca di suo padre, e poi, vroom, salto nel tempo, improvvisamente si trasforma in Anna Nardini, ex fidanzata di Luke e madre della figlia di Luke. Questo è un po' il concetto Hannah Montana: metto una parrucca, metto un paio di glitter e guarda qua che canto. Cioè, no, sei la stessa persona. La stessa cosa vale per il sesto errore per l'interprete di Gypsy, il meccanico della città. È casualmente anche la cameriera di Emily nelle quattro ultime puntate prodotte da Netflix. Cioè, non so perché ho fatto così. No, dai. Settimo errore. Non è propriamente un errore, però è più che altro un: "Ma che cazzo? Com'è possibile che due ragazze americane con la loro dieta, diciamo, di fast food, di tacos, di cinese, possano essere così magre? Cioè, dai. Su." Ottavo errore, me lo sono sempre chiesto, vi prego datemi una risposta, riguarda il personaggio di Lane. Quanto è ricca Lane Kim? Cioè, si dice sempre che lei deve lavorare mesi e mesi per un minimo di paghetta, e poi sotto le assi del pavimento migliaia di CD, e non so, hai degli sconti particolari. Quanto hai lavorato per comprare tutti quei... Li hai rubati? Li hai rubati? Sei una ladra. Non errore potrebbe essere il fatto che mentre Michelle Gerard giudica con sprezzante ironia il fatto che Vavette abbia voluto fare la veglia funebre per il suo gatto, è la stessa cosa che poi fa lui, diciamo, per i suoi due cani. Può essere benissimo che mentre prima disprezzava gli animali, poi nel momento in cui si è innamorato di Cici e Pau Pau, abbia scoperto l'amore per un animale domestico. Decimo errore è un'altra incongruenza. Proprio nel primo episodio, Lorelai, in una discussione con suo padre, gli dice che Christopher, il padre di Rory, non aveva assolutamente voluto l'aiuto di Richard per trovare lavoro, quando in realtà nell'episodio in cui si vede tutto il flashback di quando Lorelai e Christopher sono giovani, appunto Christopher ammette, cioè dice
che è assolutamente propenso ad accettare l'aiuto di Richard, di andare a lavorare con lui per poter mantenere la sua nuova famiglia. Undicesimo errore, anche qua veramente piccolezza. Dean, in uno dei primi episodi della prima stagione, quando va, a volte che va a cena a casa Gilmore, ammette di avere delle sorelle al plurale, in realtà ne ha solo una. Infine, come dodicesimo errore, mentre vediamo Emily che racconta di come volesse un Richard, appunto suo marito, con dei baffi, quando poi effettivamente Richard Gilmore si fa crescere i baffi, che gli stanno anche decisamente molto bene, Emily impazzisce. Ovvio, è una scusa prendersela per dei baffi, quando noi tutti sappiamo bene il motivo per cui Emily è arrabbiata con Richard e si chiama Penny Lillott. Allora, questi sono alcuni degli errori che ci possono essere in una lunga serie come Una mamma per amica, e spero vivamente che ci sia una nuova stagione. Vi ricordo che nell'info box di questo video trovate tutti i link collegati a All of Series. Potete iscrivervi a questo canale per non perdervi nessun video. Vi ricordo sempre che anche io sono All of Series e Cipri e boom!